Puoi fare dropshipping, puoi vendere in dropshipping senza partita IVA? Puoi aprire un e-commerce con Shopify oppure un e-commerce con WordPress, WooCommerce senza partita IVA? Risponderò a tutte queste domande all'interno del video di oggi. Ok, eccoci qui. Io sono Mirko Delfino, CEO e founder di Build Your Brand, un'azienda che da anni si occupa di formazione digitale, tra cui formazione per quanto riguarda il mondo dei siti web, degli e-commerce, di Shopify e del dropshipping. E quindi oggi voglio rispondere a una domanda che mi hanno fatto veramente tantissime persone e che so che molti di voi che stanno guardando questo video si chiedono da tempo. Posso fare dropshipping? Posso vendere in dropshipping senza partita IVA? Bene, vi rispondo subito alla domanda e la risposta è no. In realtà, per fare dropshipping e quindi vendere con un e-commerce, generalmente vendere con Shopify o con WooCommerce, sei obbligato nel momento in cui fai partire la tua attività e inizi a vendere ad avere una partita IVA proprio perché è un'attività continuativa, ok? È un'attività che fai nel corso della giornata 24 ore su 24 proprio perché molto spesso lanci anche delle pubblicità a pagamento attive sul mercato, ok? E di conseguenza stai vendendo dei prodotti ogni singolo secondo della giornata. Ma voglio entrare un po' più nel dettaglio e darti alcune informazioni molto importanti. Innanzitutto, io non sono un commercialista, quindi come sempre ti consiglio di contattare il tuo commercialista e chiedere. Però è anche vero che ho visto nel corso del tempo che tantissimi commercialisti abituati magari a un mondo del lavoro totalmente diverso, e abbiamo visto che con l'affiliate marketing, l'e-commerce e il dropshipping un po' questo è cambiato, appunto alcuni commercialisti non avevano le idee ben chiare o molte altre persone non avevano le idee ben chiare, mentre tanti altri invece hanno saputo dare le indicazioni in maniera corretta. Quindi come sempre io ti posso dare dei consigli su quella che la mia esperienza e su quello che so io e su quello che attualmente funziona mentre sto registrando questo video. Quindi io ti consiglio di contattare il commercialista anche perché magari le cose nel corso del tempo possono cambiare. Però ti voglio dare alcune informazioni molto importanti. Di per sé, creare un e-commerce con WooCommerce e con Shopify non ti obbliga ad avere una partita IVA, nel senso che tu tecnicamente lo puoi fare, ok? Quindi tu puoi metterti a lavorare sul tuo e-commerce, inserire dei prodotti e poi a un certo punto anche lanciarlo sul mercato. Sia Shopify sia WooCommerce non ti creeranno mai dei problemi, soprattutto WooCommerce in linea generale mai, Shopify a un certo punto quando inizierai a vendere magari potrà chiederti maggiori informazioni. Però dal punto di vista della legge, ok, italiana, sei obbligato ad avere partita IVA e quindi qui hai diverse strade. Puoi andare a creare per esempio la tua azienda, quindi un SRL o un SRLS, e in questo caso avere un'azienda che fattura in Italia e paga le tasse in Italia. Oppure puoi decidere di aprire partita IVA inviando diverse comunicazioni, tra cui una all'Agenzia delle Entrate, ok, dove aprirai un codice Ateco 479110. Poi dovrai iscriverti anche alla gestione commercianti dell'INPS e altre comunicazioni. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, poi la scelta la prenderai tu con il tuo commercialista. Quindi abbiamo risposto alla domanda, sì, è obbligatorio soprattutto se è un'attività continuativa. Il consiglio che ti posso dare però, nel momento in cui tu vuoi lanciare il tuo e-commerce con Shopify o con WordPress WooCommerce, inizialmente, anche per iniziare a testare e vedere se sei portato nel fare questo, imparare attraverso per esempio il nostro corso di formazione che ti linko qui in basso, quindi se vuoi seguire un percorso soprattutto anche nel mondo degli e-commerce e del dropshipping lo puoi fare attraverso il nostro percorso formativo. Bene, in quel caso io ti consiglio di applicare prima tutto sul campo, dato che comunque non lancerai subito il tuo e-commerce all'interno del mercato, quindi nel tuo mercato, nella tua nicchia, e poi a un certo punto che sei pronto a lanciare l'advertising, quindi la pubblicità dei tuoi prodotti, allora in quel caso potrai andare ad aprire partita IVA. Considera che per legge però qualsiasi attività continuativa, per esempio relativa al mondo degli e-commerce, ha l'obbligo di avere partita IVA. Ma non deve essere un problema, perché la partita IVA significa che tu stai vendendo, che tu stai guadagnando, che tu stai avendo risultati, ed è corretto in quel caso naturalmente avere la partita IVA. È qualcosa che ti darà diversi vantaggi. Un altro consiglio che ti voglio dare è che lì fuori naturalmente molto spesso ti danno come consiglio sbagliato e che ti può portare anche ad avere dei problemi, e avere un'azienda all'estero essendo però residente in Italia e vendendo in Italia. Si chiama esterovestizione, è illegalissimo fare una cosa del genere, quindi se sei in Italia, vivi in Italia e vendi in Italia, devi avere la partita IVA
in Italia. Io spero di averti risposto a delle domande che io mi sono fatto per tantissimo tempo, e quindi so che molto spesso quello che è successo è che hai cercato queste informazioni ma hai trovato sempre delle risposte che non ti soddisfavano appieno, che comunque non erano molto chiare. Quindi ho cercato di elementarizzare un argomento che mi appartiene, perché comunque io ho un'azienda, ho una partita IVA, quindi vendo anche in dropshipping, ma nello stesso tempo ho cercato di darti una spiegazione chiara e non troppo tecnica. Come sempre però ti consiglio di contattare il tuo commercialista per qualsiasi altra informazione e per capire un po' più nel dettaglio come funziona il mondo delle partite IVA. Con questo video quindi abbiamo terminato. Se ti è piaciuto il video, condividi questo video all'interno dei tuoi social, iscriviti al canale e attiva la campanellina delle notifiche. Seguimi anche su Instagram, mi trovi col nome Mirko Delfino. Mi troverai anche con la mia fanpage Facebook, sempre Mirko Delfino. Qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo all'interno di un prossimo video. Ciao e a presto!